You're going to pay for all the innocent lives you've destroyed. How uninteresting. Ciao a tutti, sono Deltan Fox. E giusto per dire, no? Perché adesso vado su YouTube e mi viene fuori una notizia in italiano. Io su YouTube in inglese, è venuto fuori in italiano lo stesso. È morto Kirby Morrow, doppiatore di Goku. Ora lasciamo perdere che ho guardato un po' in giro, sono anche dei giornalisti, tra virgolette, che hanno scritto proprio così: morto doppiatore di Goku, senza neanche dire il nome, senza neanche specificare che è quello canadese. Alcuni dicono che è quello americano, vabbè, comunque. Allora, praticamente è questo. Kirby Morrow è uno che ha doppiato Goku, è vero. Però non è il doppiatore americano che conosciamo, ok? Non è Sean Schemmel, o Son Schemmel, vabbè, come si pronuncia. È il doppiatore che ha doppiato per la versione canadese, ok? E del Regno Unito, dall'episodio 160 in poi. Ci aveva doppiato mezzo Dragon Ball Z in un doppiaggio secondario in inglese, che in Italia credo che nessuno abbia mai potuto sentire in nessun modo. Quello americano, vabbè, nei giochi della PlayStation si sente Goku che fa "Ehi, ok, exciting!" Quello lì è Son Schemmel, che è quello che più delle persone ricordano, con Budokai, con Xenoverse, eccetera. Kirby Morrow ha doppiato solamente il cartone animato, solamente dal 160 in poi, e solamente per una versione secondaria che andava in onda nel Regno Unito e in Canada, ok? Soprattutto solo Dragon Ball Z non ha doppiato i film, eccetera. Quindi, mo, sinceramente, ok? Sti siti che fanno sto clickbait allucinante, ma poi dicono, cioè, anche qua adesso non dico il nome del canale, però doppiatore statunitense. No, è il doppiatore canadese, è vero, ha doppiato in inglese, non ha doppiato Goku in America. Questo qua è un video proprio veloce, giusto per ricordarvi che a volte, magari, uno fa due ricerche, invece di buttare subito nei commenti "Oh no, la mia infanzia, quando giocavo a Budokai 3 da piccolo, sentivo la sua voce, è morto." No, non è morto lui, è morto un altro doppiatore. È sempre brutto quando qualcuno ci lascia, va bene, però è il doppiatore sbagliato, ok? Questo qua è quello che ha doppiato la versione canadese, lo Sian Dub, tra virgolette, se volete andare a cercare su YouTube. È una versione che, tipo appunto secondaria, come musiche di sottofondo usavano le musiche di Monster Rancher e di Mega Man, perché non avevano più i diritti per le musiche originali. Quindi sì, cioè, una versione che è totalmente diversa da quella Funimation. Si può dire che alcuni doppiatori coinvolti fossero meglio di quelli Funimation, quello è vero, però comunque in ogni caso siamo lì, nel senso che non è morta l'icona della vostra infanzia. Budokai 3 è salvo, cioè, quello di Budokai 3 sta benissimo, ok? Quello di Xenoverse, tutti i videogiochi, eccetto credo che forse il suo urlo, no, era il doppiatore prima, quello degli episodi, di primi episodi dello Sian Dub, che ha doppiato Legacy of Goku. Quindi letteralmente nella sua voce non c'è nessun videogioco, e voi Dragon Ball in inglese, se l'avete visto, avete visto Funimation quasi sicuramente. Quindi, boh, proprio video velocissimo, giusto per ricordarci che il mondo è pieno di clickbait e la gente di informarsi due secondi non c'ha proprio voglia. Quindi niente, pace all'anima di Kirby Morrow, perché comunque alla fine è sempre brutto quando ci lascia qualcuno, però gente, veramente basta con sti clickbait, perché sinceramente non vedo nessun motivo di clickbaitare così tanto sulla morte di qualcuno, va bene? È comunque brutto. Non sarà qualcuno di noto a noi sicuramente. Ci avete fatto credere, si tazzi schifosi, che fosse veramente una persona che qualcuno in qualche modo potrebbe aver sentito tramite i videogiochi. Su Microsoft Video mi pare che ci siano gli episodi in inglese di Dragon Ball, quindi magari l'avete sentito lì. Comunque in ogni caso è il doppiatore che conoscete di Dragon Ball al 99%, che avete sentito voi, sta benissimo. Quindi non vi fate baitare così, dai. Deltan Fox, alla prossima, ciao!